그냥 순대도 될 것 같아요. 형, 맡아봐. 와, 냄새 장난 아니다. 와. 사실 우리 저기 의사 선생님께서 황금혀거든. Questa è pancetta di maiale messa, affumicata in forno a legna. Ah, si sente? Senti il lato affumicato in bocca? Con quel kimchi, sì. Più che altro non mi aspettavo tutto questo grasso fosse così tenero e morbido. Sì, è veramente buono. Questa anche affumicata. Quella che non avevo mai sentito è la pancetta di maiale affumicata. No, è un po' no. Hanno detto hanno comprato più o meno tutto qua. Sono le sacche, ora ci sono il riso. Sì, ora quello si vede. Sì, va bene, va bene. Da mangiare leggermente il vino, il vino della sazione, se il finale. Cos'è questa salsina, scusate, secondo voi? Buona, questa è buona. Questa qui. Non lo so. Ma fai anche delle espressioni. Buonissimo. E c'è un buono. La carne era buonissima. La carne. È buonissimo. Ma fai anche delle espressioni. È buonissimo. E c'è un buono. Ma fai anche delle espressioni. È buonissimo. E c'è un buono. Grazie. Ma no, che mi fai? Non c'è la faccia. Io la carne non l'ho sentita. La consistenza è fantastica. Cioè, sembra una cottura lenta quasi del pezzo di carne che rilascia tutto. Sì. Quindi, sì. Non sembra neppure di mangiare una cosa così calorica. No. La si fa diventare un po'. Sì, però se ci pensi riprende un po' l'arista nostra. Riprende l'arista nostra, dovrebbe essere. Sì, alta, ragione. Poi l'affettano bassa, ma non dovrebbe essere. L'arista italiana. Il maiale? No, il maiale italiano che si fa al tegame. Che però in realtà molti lo affettano fine, però la tradizione lo vorrebbe a bisteccona. Sì, esatto. In bocca è molto elegante. Ah, elegante. Sì, mi piace perché il grasso a volte può essere fastidioso. Invece, secondo me, qui con questo tipo di condimento ci sta bene. Parte qua, ovviamente c'è della cipolla, qua non so cos'altro, ma... Però è molto buono la salsa che c'è sopra. Tipo bottarga, una cosa simile così? No, sei lì. Quindi cosa può essere? Muggine? No. Quindi cosa può essere? Sono dei gamberettini piccoli. Gamberettini. Hanno fatti fermentare. Sì, sì. Hanno fatti fermentare. Sono gamberetti fermentati. Non sono essiccati, sono fermentati. Però con questa carne ci sta molto bene. Sì, perché dà un picco proprio salino che si sposa molto bene. Questo è veramente ottimo. Troppo la ciccia. Che cavolo? La carne insieme al cavolo. Carne e cavolo. C'è pesce. Esatto. Le feste ce l'hanno messo accanto.
Anche voi? Insieme la verza? A me mi piace molto la verza. La verza è un po' grassa. È un po' grassa. Noi insieme mi piace molto la verza. Questa scena è un po'. A me mi piace molto la verza. Ci sta bene. L'accostamento sì. Effettivamente non lo sa di vera. È una pira particolare. Mi consigliava di mangiarlo con questo. Kimchi è super tipico. Non sia il sapore più tipico della cucina coreana. La carne con i kimchi. L'avete la carne con i kimchi? Sì. Sì. Buonissimo. Lo riparto. Ma il momento di affrontare la verza, che ci ho girato in tempo tutto il tempo. Mi piace moltissimo. Mi piace il livello di piccantezza e mi piace un po' il risultato, e, che ha questo picco e, che però non dà noia. E poi ricala piano piano, rimane in bocca, è molto piacevole questa persistenza. Posso avere del kimchi da portare a casa? Molto buono. E andrebbe mangiato con la carne insieme. Ah, ok. Senti, no. Sì, fai. Tagli così e poi lo provi con la... Forse bagnato un po' dalla salsa del maiale, Sì, ha ammorbidito la cosa. Insieme è vero. È più buono. Sì, perché il grasso del maiale si sposa bene con lui. Bravo, Panichi. Bravissimo. Visto? Sì, sì, no, sì. Però è vero, ha ragione, insieme. Sarbe. 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 Grazie. Mamma mia! Oh, okay. Grazie. Grazie. Ti posso dire si chiama kimchi. Sono verdure fermentate, leggermente piccanti e speziate. È fermentato. No, anche il ripieno è fermentato. Sì. Tutto. Questi sono funghi, carne, pesce. Come affumicarlo nel forno. Hai mangiato? Kimchi! Sì! Sta mangiando bene? Molto bene! Ora li faccio. La vista lì. La vela. Ananas? Quindi è una pasta questa. No, no, no. Pasta coreana. Sentiamo, ma questo non riesco. È salsa di semi di... Ho sentito la salsina, Buono.
l'ho assaggiato. Questo è buono. Direi la pasta. Sì, sì, sembra. Siamo già abituati a questo. Buono. Il raviolo è proprio tutta pasta, pasta. Però è molto molto buono. Molto buono. È l'otto. Il cinese mi viene. Ah no. Sta bene qui. Ma io parlo di un bottino. Anche io. Troppo per me quello che c'è. Buono, molto bene. Un bel frigo, molto con il brodo. Il giorno è andato. Ci vedi che è assente. Molto buono. No, io quasi quasi vorrei mettere in questo. Dove? La zucca di gominetta. Gallio macchina. Sì, sì. Gallio più macchina. Ma che è molto questo? Sì, questo è perché si avvicina parecchio i nostri gusti, i nostri gusti, i nostri sapori. La patata è proprio buonissima. Allora, io mi... Sì, sì, io la sento. Io ci voglio più chiaro. Fai la faccia per me, fai la faccia per me. Dobbiamo finire le cose. Io voglio il terzo. Suggerito. Cosa posso? Ok. Oh, 수제비! 야, 수제비! 와, 수제비 진짜. 뭐 여기도 수제비 킬러인데? 수제비 너무 좋아한다. 네, 싹 비웠어요. 아, 포크로 팍팍 찍어가지고. 반응이 너무 좋은데. Mi piace intanto il vassoio. Mi fa sentire in aereo. Qualcosa del genere. Quindi mi fa viaggiare già con la mente. È bello il colore. E niente, sono curiosa poi di provare. Certo. Assolutamente sì. E gli abbinamenti spesso si studiano. A me piace, sono appassionato di cucina, certo, anche di vino, di sommelier. Certo. Sono sempre provati e anche a volte si scopre l'abbinamento inaspettato e si può sbagliare anche per amore come. E buon appetito, ragazzi. Salute. Grazie. Cincina, saluto. Cincin. Ricorda un po' la consistenza, non so cosa sia. Sono curioso di saperlo. Il seitan.
Io ero convinta fosse trippa. Trippa? Sì, sì, sì. Esteticamente? Esatto, il fatto che era in brodo, aveva una texture molto simile, mettiamola così, molto simile. Sì, in Italia c'è una cosa tipo mal tagliati che... Bravissimo, sì, sì, sì. È una cosa tipo mal tagliati. Mi piace, vabbè, in realtà la consistenza anche della pasta, che anche se è più alta, però è cotta giusta. Bene. Ma è tipica? Sì, è molto tipica. Cavolo, è simile ai maltagliati nostri. Veramente, sì. Buona. Brodo, colore invece... Saporito, sa di Oriente, non so, cioè, lo devo ricondurre a un gusto che... È la verdura che non conosciamo. Sono dei semi di una pianta che si chiama parilla, che in realtà noi non la mangiamo in Italia. Ok. Molto buono, profumato. Delicatissimo. Zucchini cotto al vapore, ripieno di carne e verdure. È coloratissimo, secondo me. C'è un sacco di colore. Zucchini al vapore, ripieno con carne e verdure. Ma che ripieni però? Ti aspettano? Dice no, ripieno e sarebbe le vuoti e ci mette una specie di... Loro fanno tipo quarta documento e ci mettono. Porta forte. Ma se ci dici una decorazione. Potete cominciare. Grazie. Bene, grazie. Mi sono messa la giacca quando siamo arrivati, c'è un freddo. Ma sì. Guarda. Quasi quasi ti do retta. Ora mi si vedrà nella telecamera che mi sono alzato. Io lavoro come parte cameriere. Cameriere dovreste sapere tutto. Tutto, sì, sì. Un po' crudetta, bisogna dire, però è molto molto buono. Adesso che il riso di mangiare un po' insieme. Oh, no. No. Sì, è croccante la cottura. Secondo me, ma forse usa non cuocerla troppo, proprio non cuocerla, se no è una similitudine, è comunque tutta roba abbastanza leggera. Sì. Senti il lato camminando in bocca? Cioè. Buona questa. Buona. No. Però qua è buono.